Abbiamo proprio l'occasione di leggere una parte del cosiddetto Hallel egiziano, cioè quel gruppo di salmi che hanno all'inizio la parola Alleluia e che venivano proprio usati nell'interno della liturgia giudaica, vengono ancora usati nell'interno della liturgia giudaica della festa di Pasqua. Per cui abbiamo veramente la possibilità di essere in sintonia anche con la celebrazione liturgica della Pasqua attraverso una serie di salmi che hanno come punto di partenza naturalmente il grande evento della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Ma il salmo con cui iniziamo, il 112, è un altro, è al di fuori di questa sequenza che comincia col salmo 113. Il 112 è un alleluia anch'esso alfabetico, cioè ogni versetto comincia con una parola che corrisponde, che ha come prima lettera una corrispondente lettera dell'alfabeto ebraico in successione, ed è il canto di un giusto, è proprio il ritratto di un uomo perfetto, fedele, il quale soprattutto si dice dà in prestito e dona largamente ai poveri. La sua giustizia è come una lampada sempre accesa sul cammino della sua vita. Salmo 112. Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta. Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato. Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme finché trionferà dei suoi nemici. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. La sua potenza si innalza nella gloria. L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma, ma il desiderio degli empi fallisce.